Wabalabadabdabe, bentornati su Noma Mammazzo. Cobra Kai è una bomba. Non solo se avete amato il film Karate Kid e i suoi sequel, non solo se avete amato gli anni 80 in generale, ma anche se avete amato How I Met Your Mother. E sì, perché proprio grazie al personaggio di Barney Stinson, vediamo in particolare nella stagione 8 e 9 di How I Met Your Mother come si possano vedere le cose da un'altra prospettiva. La prospettiva è quella del cattivo Johnny Lawrence, interpretato dall'attore William Zabka, che è fondamentalmente il cattivo, appunto quello che bullizza il protagonista Daniel LaRusso, interpretato dal Ralph Macchio, per tutta la durata del film, fino al riscatto finale. Grazie a questa serie diventiamo un po' tutti Barney Stinson, perché iniziamo a tifare per Johnny Lawrence, per il cattivo. Ma in questa serie non c'è solo questo, c'è molto di più. La storia dei film americani ce lo ha cercato di dire, ce l'ha detto più e più volte. Se durante l'adolescenza hai successo, sei popolare, sei un bullo, fai il bullo con i tuoi compagni, fai il prepotente, molto probabilmente l'apice della tua popolarità, del tuo successo si fermerà al liceo e avrai d'ora in poi una vita mediocre. Viceversa, se sei stato bullizzato, se sei stato vessato, durante l'adolescenza dai compagni di scuola, avrai successo e probabilmente i bulli lavoreranno per te, ti puliranno l'auto. Lo abbiamo visto, in tanti film che davano questo messaggio, da Ritorno al futuro, ma anche, vari telefilm, come per esempio Glee, nelle loro canzoni che raccontavano questo. Qua, lo vediamo appunto ancora una volta in Cobra Kai. Ed è proprio da qui che partiamo. Johnny Lawrence, appunto, dopo aver perso il torneo in Karate Kid 1, attualmente è un adulto sui oltre 40 anni che per sopravvivere fa dei lavoretti saltuari, facendo dei lavoretti appunto di manutenzione, nelle case dei ricconi, non ha nemmeno una ditta sua, non è in proprio, lavora, per un capo che lo licenzia tra l'altro nei primi episodi, mentre Daniel LaRusso ha una catena, un'auto, una catena di automobili, un autosalone di successo con il suo nome sopra. Già subito ci torna alla mente il Ralph Macchio interpretato in How I Met Your Mother. Vediamo cioè, negli spot pubblicitari un Ralph Macchio, scusate, un Daniel LaRusso, quasi spocchioso, sorridente, fastidioso, contro il William Zabka, in questo caso il Johnny Lawrence, tra virgolette, non dico sensibile, ma comunque, in cerca di riconoscimenti, in cerca di riscatto. Ma come dicevo, c'è molto di più. Innanzitutto è tutto ribaltato, quindi vediamo tutto dalla prospettiva, del cattivo, di Johnny Lawrence, e anche quello che accade di conseguenza è ribaltato, tant'è che la figlia, di Daniel LaRusso frequenta i bulletti della scuola, quelli che potevano essere appunto, i compagni di Johnny Lawrence al liceo. La figlia frequenta questi bulletti e Daniel LaRusso non ne sa nulla, ma non solo Daniel LaRusso, la figlia stessa non ne sa nulla perché sono bulletti molto, molto scaltri che cercano di fare i bravi ragazzi di facciata per poi bullizzare comunque i compagni un po' più sfigati, diciamo. Lo sfigato che viene perseguitato a scuola, che è questo ragazzo che si chiama Miguel, invece sarà colui che verrà preso sotto l'ala di Johnny Lawrence e diventerà, per molti episodi, l'unico allievo della nuova rinata scuola Cobra Kai. Gli aspetti speculari e citazionistici di questa serie sono la sua forza, come per esempio la scena in cui Miguel pulisce, i vetri, i pavimenti del dojo Cobra Kai, non certo perché Johnny gli vuole insegnare qualcosa, gli vuole insegnare a mettere la cera e a togliere la cera, ma semplicemente perché lo sta sfruttando, tant'è che non gliene frega niente di come fa il lavoro, basta che pulisca. Ma questa serie non è solo spassosa, pare anche che voglia dare voce, appunto, come dicevo prima, a quegli adolescenti, che vengono bullizzati, che vengono presi in giro dai compagni, e vuole mostrare loro come, se non vogliono essere bullizzati, devono reinventarsi, ricrearsi, che non significa assolutamente, non essere se stessi, anzi, ma significa
sbocciare, diventare da bruco, diventare farfalla o, se vogliamo prendere l'esempio di questa serie TV, cambiare pelle come fanno i serpenti, come fa il Cobra di Cobra Kai. Proprio per questo i personaggi più interessanti tra i comprimari sono il personaggio di Aisha Robinson, che è l'amica d'infanzia della figlia di Daniel LaRusso, che però durante l'adolescenza appunto viene un po' snobbata dalla figlia di Daniel LaRusso perché appunto non è bella, atletica, magra come le ragazze popolari della scuola, tra cui anche Sam LaRusso, la figlia di Daniel, e il personaggio di Eli Moskowitz, che invece è preso in giro perché ha il labbro leporino, quindi è stato operato dal labbro leporino e ha una cicatrice tra il naso e il labbro superiore. Quindi è visto da tutti come quello con la cicatrice, come quello con il labbro e non ne può più, non parla quasi mai. Tanti sospettano che sia quasi autistico perché non parla mai. In realtà è solo stanco di essere preso in giro, di essere continuamente indicato per il suo aspetto, diciamo, per la sua imperfezione estetica. E uno dei percorsi più interessanti di questa serie è appunto l'evoluzione del personaggio di Eli Moskowitz, che appunto si reinventa per non essere più quello con la cicatrice, ma diventa quello con la cresta da moicano, diventa il falco. Per questo nella stagione 1 di Cobra Kai, che è la stagione su cui mi sto concentrando ora, vediamo appunto il riscatto di un bullo, la possibilità che ha questo bullo di redimersi aiutando degli adolescenti che vengono bullizzati nel presente. Però è un bullo che ha imparato la lezione, ma è comunque un bullo, quindi gli dà degli insegnamenti molto pericolosi. Si cammina sul filo del rasoio, si rischia di rendere delle persone sensibili, delle persone bullizzate, dei nuovi bulli. Ed è proprio questo che vediamo, questa evoluzione degli allievi del Cobra Kai. Quindi non solo è tutto ribaltato, ma c'è il rischio che la situazione si ribalti di nuovo, ovvero che quando la stagione finirà, non tiferete di nuovo più per il Cobra Kai, ma vi staranno antipatici i ragazzi del Cobra Kai. Ed è proprio lì che Johnny Lawrence capisce i suoi errori di gioventù e vuole redimersi, cercando di raddrizzare gli insegnamenti storti che ha dato a questi poveri ragazzi diventati ormai dei ragazzacci. Che dire, Cobra Kai è una chicca davvero imperdibile in tutto il panorama di Netflix. C'è la stagione 1 su cui mi sono concentrato ora, andatela subito a vedere se non l'avete ancora vista. Commentate qui sotto su cosa ne pensate della stagione 1 e spero di avervi invogliato a vederla e ci vediamo il mese prossimo, tanto non c'è fretta, ormai sono uscite entrambi, ci vediamo il mese prossimo e parlerò un po' della stagione 2 e a gennaio dovrebbe uscire la terza stagione e ne parleremo di nuovo insieme. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video.